Dire di Lorenzo un buon terzino che potrebbe tranquillamente giocare in tutte le squadre della Serie A è troppo. Bisogna dire che è un pacco, che è un giocatore da Serie C solo perché ha fatto una partita pessima contro la Spagna e perché c'è questa voce della Juve. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo venerdì 21 giugno, siamo qui per parlare un po' d'Italia e anche un po' di Napoli. Perché ieri sera non ho fatto il post partita, perché ragazzi, vi dico proprio la sincera verità: faceva talmente caldo, ma talmente caldo che non c'avevo manco voglia di registrare. Vi dico proprio la verità: ieri sera è stata una notte molto sofferente. Dal punto di vista del caldo, purtroppo questo periodo dell'anno, no? Però la gente poi dice che è bella l'estate, io amo l'estate, fanculo l'inverno. Sì, va bene, va benissimo. Comunque, lasciamo stare sta cosa. Vi parlo un po' d'Italia-Spagna, ne approfitto per fare in questo video. Poi, nella seconda parte del video, parliamo di una notizia riguardante il Napoli che è molto importante. Prima però di parlare di tutto questo, vi ricordo l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, siamo vicinissimi ai 3500, ne mancano una cinquantina, quindi iscrivetevi. Che è totalmente gratis e fate crescere questo canale e poi attivate la campanella, mi raccomando. Allora, cominciamo la Spagna-Italia. È la partita che mi aspettavo. Perché, cioè, ragazzi, la Spagna ha nel DNA il dominio del campo. È così da sempre. Cioè, le partite contro la Spagna sono sempre così. Tu devi essere attento nel difenderti bene e devi saper poi ripartire bene in contropiede, perché la Spagna comunque, quando si riversa nella metà campo avversaria per dominare il gioco, poi è ovvio che lascia degli spazi dietro. Quindi tu devi essere bravo a contenere le sortite offensive della Spagna e poi devi essere bravo a ripartire. Quindi ieri diciamo che c'è stata la partita che un po' mi aspettavo. Vi dico la verità, mi aspettavo un po' più di Italia. Cioè mi aspettavo una partita un po' più spettacolare, no? Dove l'Italia fa un po' lo stesso gioco della Spagna, però poi alla fine diciamo che c'è stata la partita classica che si fa contro la Spagna. Se andate a vedere anche nel passato, è sempre stato così. Qual è stato il problema? È che tu in contropiede ci sei ripartito veramente col contagocce. Le transizioni positive le abbiamo, secondo me, sfruttate molto, molto male. E poi, seconda cosa, in fase difensiva, specialmente sulle fasce, ci hanno arato, specialmente sul lato di Di Lorenzo. E qui apro una bellissima parentesi che riguarda anche il Napoli, o meglio i tifosi napoletani. Purtroppo la piazza di Napoli è una piazza che sotto tanti aspetti è mediocre, perché adesso il buon Di Lorenzo ieri ha fa allora Di Lorenzo ha fatto una partita, ragazzi, ieri pessima, e su questo siamo tutti d'accordo. Però è anche vero che è stato aiutato poco. È anche vero che di fronte a sé aveva un Nico Williams, che è un giocatore di livello superiore, e lo abbiamo visto ieri. Cioè, secondo me, quando si giudica la prestazione di un calciatore, bisogna tener conto anche dell'apporto della squadra nei suoi confronti e anche del livello dell'avversario. Ieri ha giocato contro Nico Williams, non contro, con tutto rispetto, Strefezza. Giocava contro Nico Williams, un ragazzo di 21 anni che è pazzesco, è clamoroso. E poi teniamo conto anche del non supporto della squadra, perché ragazzi, Di Lorenzo ieri è stato costantemente lasciato solo nell'uno contro uno contro Nico Williams. Non c'era mai il raddoppio della mezzala o l'aiuto da parte di Chiesa, cosa che dall'altra parte non era successa, perché Di Marco, per esempio, invece veniva aiutato con i raddoppi. Quindi, prestazione di Di Lorenzo scena? Sì, ma la prestazione è figlia anche di un non aiuto che appunto ha avuto da parte dei compagni di squadra. Però qual è il punto? È che adesso su Di Lorenzo si sta facendo il revisionismo. Questa bellissima parola che purtroppo qui a Napoli viene usata molto. Quando tutto va bene, vinci lo scudetto, Di Lorenzo è il terzino destro più forte d'Europa. Fa una stagione negativa, la prima, dopo tante stagioni fatte bene. Ehi, si scarso, non si buono. Adesso, con questa voce che non è confermata di Lorenzo alla Juve, si dice che Di Lorenzo non è anche un giocatore che può giocare in Serie C. Ragazzi, il revisionismo purtroppo esiste,
ed è stato fatto anche in passato. Cioè, io non capisco perché qui a Napoli si debbano demonizzare i calciatori in base a quello che fanno. Cioè, che Di Lorenzo vuole andare alla Juve, va bene, ma perché adesso dobbiamo dire che Di Lorenzo, se va alla Juve, diventa tutto un tratto un giocatore scarso? Non ce la facciamo proprio a essere oggettivi e a non farci influenzare dalle rivalità. Cioè, io capisco che esiste la rivalità con la Juve, ma mo non è che adesso tutti quelli che vanno alla Juve magicamente diventano stronzi, traditori, lote, diventano giocatori scarsi. È una scelta professionale e noi dobbiamo accettarla per quella che è. Dire Di Lorenzo un buon terzino che potrebbe tranquillamente giocare in tutte le squadre della Serie A è troppo. Bisogna dire che è un pacco, che è un giocatore da Serie C solo perché ha fatto una partita pessima contro la Spagna e perché c'è questa voce della Juve. Cioè, io questa cosa non l'ho mai capita. Andasse dove vuole Di Lorenzo, ma non è che adesso io mi metto qua a dire che Di Lorenzo è un pacco, Di Lorenzo è scarso, Di Lorenzo non può giocare manco in Serie C solo perché va alla Juve. Di Lorenzo per me resta un ottimo terzino destro che ha avuto una stagione negativa. Tutti hanno avuto una stagione negativa ieri, Di Lorenzo non è stato l'unico che ha fatto male l'anno scorso. Però mi ricordo anche quella precedente dove tutti lo elogiavano, era il miglior terzino d'Europa. Mi ricordo ancora quella precedente allo scudetto dove fece comunque bene. Cioè, questo è comunque. Chiusa la parentesi, ritorniamo su Spagna-Italia. Io non ho capito le scelte di Spalletti, specialmente non ho capito la scelta di Jorginho. Perché? Perché la Spagna si muove parecchio, c'è molto dinamismo, specialmente tra le mezzali della Spagna. Si muove Pedri, mamma mia, cioè ragazzi, io quando guardo la formazione della Spagna, no, Pedri, Nico Williams, Yamal, ragazzi, Yamal ha 16 anni, ha giocato in Champions League, ha esordito nella nazionale, gioca all'europeo a 16 anni. Cioè, io a 16 anni mi mettevo a giocare alla PlayStation 1, per dire. Cioè, è pazzesco. La Spagna, ragazzi, è superiore all'Italia di almeno due categorie. Dobbiamo ringraziare Donnarumma, un altro che è stato crocifisso negli anni, perché senza Donnarumma ieri avremmo perso 4-5-0. Ieri Donnarumma ci ha salvato da un'umiliazione che non c'è stata nel risultato, ma che c'è stata sul campo. Io non ho capito perché Spalletti mette un Jorginho che sicuramente a livello di costruzione, di impostazione è fortissimo, però non ha quel dinamismo, non ha quelle caratteristiche fisiche tali da star dietro alle mezzali della Spagna che vanno avanti e indietro, si muovono per tutto il campo. Poi i cambi non l'ho capito, cioè nel secondo tempo ti metti 5-4-1, cioè praticamente stai dicendo chiudiamoci, portiamoci a casa questo 0-0. Che poi ragazzi, la legge non scritta che dice che se tu ti difendi a oltranza, prima o poi il gol lo pigli, e infatti poi l'abbiamo preso, ed è lì Calafiori purtroppo è stato sfortunato. Calafiori un altro, no? Dopo la partita con l'Albania, il nuovo Nesta, il nuovo Maldini, lo avete distrutto. Cioè proprio non ce la facciamo a lasciare in pace i calciatori. Calafiori purtroppo fa questo autogol. A livello di girone adesso siamo secondi, basta un pareggio con la Croazia e siamo secondi, e forse è meglio così. Perché se non sbaglio la seconda del girone B si va a scontrare tipo contro una terza. Quindi potremmo avere un ottavo di finale fattibile. Quindi chiudiamo la parentesi Italia e apriamo la parentesi Napoli. C'è una voce dal Portogallo molto molto interessante che ci riguarda da vicino. Perché c'è questo portale portoghese che si chiama Leonino, che ci dice praticamente che l'Arsenal sarebbe vicinissimo all'acquisto di Víctor Gyökeres, il centravanti dello Sporting. E perché questa è una notizia che ci riguarda tantissimo? Ci riguarda tantissimo perché l'Arsenal era una di quelle poche squadre in Premier League interessata a Osimhen. E ora prendendo Gyökeres, anche l'Arsenal sfuma. E quindi questo cosa vuol dire? Che praticamente in Premier League le porte per Osimhen sono quasi chiuse, perché l'Arsenal prende Gyökeres. Il Chelsea aveva detto nella famosa trattativa con Lukaku che non aveva intenzione di prendersi Osimhen, infatti adesso stanno chiudendo per Omorodion. Lo United c'ha Højlund,
Il Liverpool sta a posto a livello di punte. Il Manchester City c'ha Haaland e Alvarez, quindi non c'è proprio problema lì. Quindi l'Arsenal era l'unica squadra che aveva bisogno di un centravanti di livello e hanno deciso di puntare su Gyökeres. Quindi a oggi la Premier League è chiusa a Osimhen e sappiamo benissimo che il suo obiettivo era andare lì. E questo è importante perché adesso le squadre che in Europa cercano un centravanti stanno quasi finendo, perché in Inghilterra è chiuso. In Germania il Bayern Monaco al tempo disse che non aveva intenzione di spendere 100 milioni per Osimhen, e qui potremmo aprire una bella parentesi sul perché il Bayern non vuole spendere 100 milioni, cioè non vuole spendere 100 milioni perché li considera troppi, o non vuole spendere 100 milioni perché non considera Osimhen un calciatore da 100 milioni. In Germania la porta è chiusa. In Italia, vabbè, in Italia nessuno se lo può permettere, Osimhen. L'unica rimasta è il Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain vuole prendere Kvaratskhelia. Quindi, ragazzi, attenzione, perché se l'Arsenal chiude Gyökeres, noi rischiamo di tenerci sul groppone, rischiamo, tra virgolette, di tenerci sul groppone Osimhen per un altro anno, con uno stipendio che il Napoli secondo me non può permettersi. E ribadisco questa cosa che è importante: uno stipendio da 10 milioni in uno spogliatoio dove il secondo ne prende 3 può creare malcontento, e secondo me lo ha creato lo scorso anno. Poi sappiamo benissimo che Osimhen è un giocatore con un carattere un po' così, è uno che ti crea dei problemi fuori dal campo, sul campo ti dà il 150%, è un giocatore che però sistematicamente ti salta quelle tot di partite. Ci sarebbe anche la pista araba, ma io non penso che Osimhen voglia andare in Arabia, non credo proprio. Quindi ragazzi, attenzione, io come ho detto più volte quest'estate, per me era scontato che Osimhen venisse ceduto, perché il rinnovo che ha fatto dei mesi fa per me era proprio un rinnovo propedeutico alla cessione. Però ragazzi, qua le squadre stanno diminuendo, quindi facciamo molta attenzione, perché il Napoli rischia di tenersi sul groppone Osimhen. Con quelle cifre è molto pesante. Che poi ragazzi, dal punto di vista del campo, cioè io non è che voglio Osimhen via, un Osimhen con Conte ce lo vedo benissimo, ma secondo me ha un peso economico e un peso anche caratteriale, tra virgolette, che il Napoli non può, diciamo, non è in grado di gestire. Ecco, questo intendo. Però sul campo un Osimhen sotto l'ala di Conte mi piacerebbe tantissimo vederlo. C'è questa, diciamo, doppia faccia della medaglia. Quindi vediamo come si evolverà la situazione. Io però lo ribadisco, 130 milioni non li prenderemo mai. Questo è quanto per oggi, ragazzi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando e attivate la campanella, che è totalmente gratis. Forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima.